Ciao a tutti ragazzi e bentornati a una nuova lezione di allenamento funzionale per il progetto Italiana Fitness Io mi rinforzo. Io sono Di Mai e vi invito a seguire tutti i miei colleghi, a restare con noi per il progetto Io mi rinforzo e allenarvi comodamente da casa in questo momento di difficoltà. Ma sappiamo tutti che ci riprenderemo. Quindi andiamo a preparare la nostra lezione, partendo dall'attivazione di tutte le nostre funzioni primarie. Quindi appoggio la pancia a terra, apro il petto, tiro indietro le spalle, da qui porto lo sguardo verso il basso e verso l'alto. Ancora e ancora. Saranno 6 ripetizioni per ogni esercizio. Vado a destra e a sinistra. Se vi perdete, ricordatevi di eseguire 6 ripetizioni. Il ventre alto sopra la spalla. Ancora e ancora. Adesso passiamo direttamente nella posizione di quadrupedia e adesso guardiamo verso il basso e verso l'alto. Verso il basso e verso l'alto. Le spalle tirano indietro, il pavimento viene spinto via dalle mani. A destra e a sinistra, un po' alla prima, e 6. Adesso poggio il dorso dei piedi a terra, da qua porto il sedere verso i talloni e vado avanti, faccio perno sulle mani, non perdo le curve della schiena, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stesso movimento, ma poggiamo le punte dei piedi a terra. Sono piccoli cambiamenti, ma sono rilevanti, quindi facciamoli. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso, da questa posizione dobbiamo venire in avanti gattonando. Faccio partire il lato sinistro con il braccio sinistro, ma il ginocchio destro in avanti. Ancora, ancora, ancora. Stesso movimento, vado indietro. 1, 2, 3, 4. Da qui sono già pronto, continuo con il mio rocking. Ricordate l'esempio. Petto, guarda avanti, non è il collo che si inarca, è il petto che si espande. Questo lo facciamo sempre come ripristino e come riposo. Adesso stacchiamo le ginocchia a terra, dobbiamo sentire tutto il corpo compatto e andiamo avanti. 1, 2, 3, 4. Ancora 1, 2, 3, 4. E sciolgo un altro po'. Adesso ci facciamo un altro giro di leopard crawling. Io, 1, 2, ginocchia staccate da terra, 4, ancora 1, 2, 3, 4, poggio. Adesso respiriamo mandando l'aria nella pancia. Per capire se lo stiamo facendo bene, io vi invito a sdraiarvi completamente a pancia in sotto, appoggiare una mano sull'altra, poggiare la fronte e a questo punto mandare l'aria nella parte più profonda del naso, spingendo l'ombelico contro il pavimento. Guardate bene, è una cosa che succede perché noi inspiriamo l'aria e gonfiamo il diaframma, creiamo questo cuscinetto, questa compattazione all'interno della pancia. Via! Se lo faccio bene, dovrei vedere la mia bassa schiena che si solleva. Ok, adesso da questa posizione
stendete le braccia avanti. Ok, adesso con il braccio destro ruotate verso il lato sinistro. Guardate quanto ci sto mettendo, io sto usando solo il braccio, non cerco di usare nient'altro. Con lo stesso braccio torno indietro, ecco qua, con la gamba destra eseguo un arco e rotolo, mi ritrovo faccia verso il soffitto, con la stessa gamba vado giù, ok, adesso tutto dall'altro lato, una volta con il braccio e ritorno con il braccio, con la gamba e ritorno con la gamba. Ok, vi consiglio di ripetere questo reset per un'altra volta. Quando siete pronti, partiamo con il riscaldamento. Stop. Ok ragazzi, adesso io eseguirò un complex di esercizi che fungerà da nostro riscaldamento. Voi cercate di seguirmi e io parlerò il meno possibile. Il gioco sta proprio in questo, di cercare di capire quello che sta succedendo di fronte a voi e mimarlo senza guardarvi allo specchio o senza cercare qualche scappatoia. Quindi dovrete percepire il vostro movimento con gli occhi e con il corpo. Poi ovviamente potete rimandare indietro e riprovare. Da qua io parlerò il meno possibile. Sta a voi. Rimango di profilo, mi sdraio a terra, qui stendo una gamba, richiamo, stendo l'altra. Adesso, mentre sale una, scende l'altra, si incontrano a metà strada. Torno a puntare. Stacco le ginocchia, ripeto. Stendo le gambe, plank, laterale, giù, tolgo le mani, salgo su, laterale, ancora,
passo in squat, da qui cammino avanti, passo in squat, cammino avanti, da qua passo indietro, su, e giù. Ok, ok ragazzi, adesso partiamo con il nostro workout. Allora, perché c'è una scopa qua? Non ci devo dire un pallietto che abbiamo già fatto ovviamente, ma la useremo per fare le nostre remate, come nella lezione 4 volte, chiameremo, porteremo qualcosa verso di noi nella posizione di collo. In più ci saranno dei piegamenti e degli squat a corpo libero. Se il primo lavoro, quindi partiremo con 10 tirate. Ci sdraiamo a terra, insieme a me, afferriamo la scopa, le mani o qualunque cosa. In questo modo andiamo a terra, richiamiamo le spalle, stendiamo le gambe, portiamo dietro la testa. Uno, due, schiacciate la bassa schiena. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Quando fate questo esercizio non perdete le spalle, tutto il lavoro che abbiamo fatto prima verte sulla connessione delle spalle, questa sta qui perché non ci serve. Passiamo a 10 squat a corpo libero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Proviamo un attimo, 5 piegamenti a terra. Ricordatevi che se non vi vengono così, prendete qualcosa, una sedia, un divano, un letto, ma fate le posizioni di plank. 1, 2, 3, 4, 5. Sciolgo. I tempi di recupero possono variare. Per adesso dobbiamo aumentare le ripetizioni delle tirate che abbiamo fatte 10 prima, adesso ne facciamo 12. Quindi pronti, porto le spalle dietro, stendo le gambe, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Come vedete ho variato la presa, una così e una così, scegliete voi. Adesso dobbiamo passare a 10 squat, gli squat rimangono invariati. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sciolgo. 6 piegamenti. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendo aria perché l'addome deve essere compatto. Pensate a lavorare solo con le braccia. Poi andiamo alla nostra scopa. Dobbiamo fare 14 tirate. Cambio la presa, posso pure fare una mista, io adesso la faccio mista. Qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Ok, gli squat rimangono invariati,
quindi bisogna fare 10 squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, adesso si va giù per 7 piegamenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, sciolto, l'ultimo giro, 16 tirate, cambio la testa, da qua, preparo la posizione, via, 1, 2, 3, chiudete le spalle, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Buono. 10 squat, ragazzi. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Gli ultimi piegamenti. 8. Sale, sale, sale. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok ragazzi, iniziamo col secondo blocco, sempre push up, piegamenti a terra, quindi si va con 9 piegamenti. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sciolgo. Passiamo ai jump squat. Quindi vado in piedi, carico la discesa, prendo l'aria. 1, appoggisco. 2, 3, 4 e 5. Ora, per lavorare con la parte posteriore, facciamo il crack. Quindi alternate da qui, espando bene il petto, piede mano opposta, piede mano opposta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Recupero, spegnimento. Dobbiamo fare 10 piegamenti. Quindi mi metto in posizione, schiaccio bene il terreno, mani aperte e partiamo. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, non supereremo 10, però per quanto riguarda il jump squat dobbiamo fare 10 anche qui. Quindi prendete fiato, pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ulala! Pronti ragazzi? Andiamo con il crawl. Da qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, fermi là, 11, 12, salgono anche questi. Ok, adesso tagliamo qualche riduzione di push-up, ne facciamo 6, pronti, posizione, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e via, sciogli, 7 jump squat, in posizione, pronti, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, sciogli, camminate, sentite i liberi, da qui, 14 gradi, pronti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, ok, l'ultimo giro. Andiamo a fare 9 push-up, numeri dispari, non mi piacciono, però è scritto così, pronti, via, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ok, 8 jump squat. Pronti ragazzi? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gli ultimi gradi. Pronti dai! In posizione. Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16. Il secondo blocco è terminato. Vi vedo sul sudato e ripartiamo. Ok ragazzi, iniziamo con il terzo blocco. Continueremo ad andare avanti con i nostri push-up. Aggiungeremo il sistema per la parte bassa del corpo. E un altro esercizio ancora per la rimanere. Quindi partiamo con 8 piegamenti. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benissimo. Adesso andiamo con gli affondi. Ne faremo 10 in totale, alternati. No? Salgo su, 2, salgo su, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Lavorate con addome stretto, glutei attivi, non pensate solo a sforbiciare con le gambe. Da qui ci sdraiamo, piedi, pianta dei piedi verso l'alto, dorso del piede tocca terra, da qui addome attivo, 1, 2, 3, 4, torniamo indietro, 1, 2, 3, 4. Come vedete, scivolo con il ginocchio, ok? Non devo fare il crollo. La parte bassa è come se non ci fosse. L'addome deve lavorare tantissimo. 7 push-up, ragazzi. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Torniamo su e 10 affondi
vado giù, 9, su, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, vado a terra, parto da giù, gambe morte, via, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok, adesso 5 push up e 5 wrist-in up, pronti, via, 1, 2, 3, 4 e 5. Poi un giro di recupero. Pronti con gli affondi. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronti? Giù a terra. Da qua. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bene. Dobbiamo fare 10 push-up. Ancora, ragazzi. Mettiamocela tutta. Che finiscono subito. Fatti bene, non perdete le spalle. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, gli ultimi 10 affondi. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E faccio la mia camminata in quadrupedia senza dare le gambe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stop! Questo blocco finito. Ok, ragazzi, inizio il quarto blocco. Riprendiamo con i nostri push-up che adesso diminuiamo un pochino. Solo 5. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5. Bene. Già siamo in piedi. Lavoriamo sempre in affondo. Quindi vado indietro. Da qui sprigiono la forza sia della gamba che del gluteo, spingendo in avanti anche con la forza delle anche, staccando il piede da terra. Quindi in un movimento unico, tiro sul ginocchio, giù, ancora, tre, e cinque, punto tre, ne ho fatti cinque, ma io devo contare. Pronti? Lato destro, poi sinistro, se avete cominciato con il destro. Quattro e cinque. Ok, andiamo giù. Un'altra volta il crab, solo che stavo appena avanzando e ritornando indietro. Quindi, uno, alterno braccio e gamba, due, tre, quattro, torno, uno, due, tre, quattro. Pronti ragazzi? Ti sembrerà strano, ma questi sono gli ultimi 5 push-up. Pronti? Contiamo insieme. Uno, due, tre, quattro e 5. Poi vi dirò perché sono finiti. Allora,
andiamo con gli affondi. Pronti? Uno. Giù. Due. Giù. Tre. Quattro. Cinque, per un altro. Sei. Sciolgo. Gamba. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Bene. Grab. Avanti. Sei ripetizioni. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Prendete le spalle. Io ho detto che i push-up sono finiti. Io vi invito a contarli. A fine video vi dico quanti ne abbiamo fatti. Quindi ripartiamo subito dagli affondi. Adesso sono 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, vado giù, ultima passeggiatina, 8 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, stop ragazzi, 4 blocco terminato. Ed è terminato anche il nostro workout. Ok ragazzi, il video si conclude qui. Abbiamo lavorato sul volume, ovvero la mole di serie di ripetizioni che abbiamo portato a termine, e sulla variabilità. Come avete visto, abbiamo fatto diverse numerazioni per raggiungere, per colpire un traguardo di volume di ripetizioni. Nel caso dei push-up, oggi ne abbiamo fatti 100. Siccome volevo fare cifra tonda, abbiamo saltato l'ultimo giro, abbiamo fatto soltanto i due esercizi di grab e di affondo. Così abbiamo fatto 100 allenamenti. Ci eravamo prefissati questo obiettivo. Non ve l'ho detto perché sennò spegnevate il video prima. Adesso, proprio perché la parte superiore sta stressando un pochino, ci sdraiamo, pancia a terra. Apriamo le braccia come se cercassimo di volare. A questo punto richiamiamo la gamba verso il braccio opposto. Riprendiamo il concetto di rotolo che abbiamo fatto prima. Da qui solleviamo il braccio verso l'alto. Prendiamo aria. Quando buttiamo fuori, chiudiamo verso l'esterno. Ancora. Prendiamo spazio. Ritorno. Tutto molto. Ancora dall'altro. Prima la gamba. Solleva il braccio, la testa rilassata, ragazzi. Ognuno troverà la sua chiusura, il suo range di movimento. Se fate di più, beati voi. Adesso riprendiamo lo stesso esercizio che abbiamo fatto inizialmente come chiusura del nostro lavoro. Risentiamo tutto quanto. Guardiamo in basso, guardiamo in alto e in basso. E ancora. A destra e a sinistra, e a destra e a sinistra, ancora, in là, in corso, in piedi,
un po' di rockings. Ancora, relax, ma non perdete le posizioni. E da qui, ancora, uno, due, lasciate scorrere, rilassatevi, da qua, uno e due, uno e due, uno e due. Bene, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima lezione e mi raccomando, rimanete con Italiana Fitness e il progetto Il Mio Rinforzo. Ricondividete il video, taggate i vostri amici, se vi riprendete durante le vostre storie su Instagram taggate sia me, mi trovate su Instagram come OrzoIMai, e taggate Italiana Fitness e l'hashtag è importante, è Io Mi Rinforzo. Con questo vi auguro un buon lavoro, una buona quarantena e andrà tutto bene. Ciao ragazzi!